protagonista di oggi, Le Terre del Bussento. Do il benvenuto e ringrazio per aver accettato il nostro invito al presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diane Alburni, qui a Casa Sanremo, quindi nel nostro format protagonisti, al presidente Tommaso Pellegrino. Buongiorno presidente. Buongiorno e grazie a voi. E a Nicolangelo Marsicani, ambasciatore del gusto delle Terre del Bussento. Buongiorno Nicolangelo. Buongiorno a voi. Parliamo subito di quello che forse è il vanto maggiore di questa meravigliosa terra, ovvero la dieta mediterranea. 7 le capitali della dieta mediterranea, una di queste è stata definita il triangolo di lunga vita ed è proprio lì, nel Cilento. Sì, effettivamente quella è la terra che l'UNESCO ha identificato come comunità emblematica, proprio quella del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diane e Alburni, come terra della dieta mediterranea. Ecco perché noi abbiamo una grande responsabilità, ma abbiamo anche una grande opportunità. Io lo dico sempre, la dieta mediterranea rappresenta una delle tantissime bellezze, meraviglie, ma soprattutto le tante opportunità. Io sono stato anche a volte abbastanza critico, dicendo che la dieta mediterranea era troppe volte una medaglietta e poche volte un'opportunità reale per i nostri ragazzi. Il lavoro che stiamo facendo, con difficoltà, però con impegno e determinazione, è proprio quello di oggi far diventare la dieta mediterranea una possibilità, appunto, un'opportunità, un volano per il territorio. Lo deve diventare per i nostri giovani, per i nostri ragazzi. Ne parlavo prima proprio con il nostro ambasciatore della dieta mediterranea, del territorio, e lo deve diventare anche per chi oggi vuol venire a visitare un territorio come il nostro, un territorio con 4 riconoscimenti UNESCO, un territorio che in termini di biodiversità, natura, paesaggio, ambiente non è secondo sicuramente a nessuno, all'area protetta più grande d'Italia, perché io voglio anche qui ricordare e sottolineare che il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diane e Alburni è l'area protetta in Italia la più grande, un territorio con tante aree interne straordinarie, ogni paese ha una caratteristica diversa da quello vicino, ma altrettanto bella, e con 2 aree marine protette, quindi mare e monti di grande bellezza, di grande fascino. E la dieta mediterranea rappresenta un po' quell'elemento che può dare anche al turista. Ho visto tutte le analisi sui flussi turistici. Al primo posto di tutte le analisi del turismo che si fanno, al primo posto c'è dove andare a mangiare. Il turista che si sposta, la prima cosa che guarda, anche prima dell'attrazione del territorio, è dove andare a mangiare e mangiare le caratteristiche del territorio, perché oggi è un po' un qualcosa di consolidato, ce l'abbiamo. Il cibo rappresenta l'identità territoriale, è diventato anche un elemento legato alla tradizione, legato alla cultura, legato alle caratteristiche di quel territorio. Noi abbiamo la fortuna di vivere nella comunità emblematica della dieta mediterranea e chiaramente oggi dobbiamo essere anche bravi a poter fare in modo che chi viene da noi possa vivere la dieta mediterranea, anche da un punto di vista chiaramente enogastronomico. E anche non a attraverso, caso, mi perdoni presidente, sì, anche attraverso la presenza di questo ecomuseo che sì, avete lì a Pioppo. Ci sono diverse iniziative che abbiamo messo in campo. Io vorrei invece sottolineare e dire che una delle iniziative più importanti è quella legata al marchio del parco. Perché col marchio del parco oggi abbiamo circa 100 aziende dove noi non riconosciamo la qualità, ma ne riconosciamo la territorialità di quel marchio. E questo deve essere anche, appunto, uno sprone un po' anche ai ragazzi, ai giovani, a dire investite sul territorio, investite in attività professionali legate un po' alla dieta mediterranea e legata alla produzione del nostro territorio. E oggi noi presenteremo, tra qualche ora, presenteremo la rete del gusto della dieta mediterranea. Anticipato la mia prossima domanda, di che cosa parla questo? L'ho anticipata perché noi teniamo molto questo progetto, teniamo molto perché oggi qual è il rischio? Che chi viene a visitare la nostra meravigliosa terra corre un rischio altissimo, quello di non mangiare i prodotti della dieta mediterranea, che è un rischio che non ci possiamo permettere di avere, proprio per quello che diceva lei, cioè non, perché noi siamo comunità emblematica della dieta mediterranea e in quella comunità emblematica si devono mangiare i prodotti del territorio. E allora chi viene da noi, noi dobbiamo, con la rete del gusto della dieta mediterranea, riconosciamo a quei ristoratori che fanno dieta mediterranea, cioè che hanno un tot numero di prodotti a marchio parco, che hanno
riprendono i piatti della tradizione del territorio. I cosiddetti chilometri zero. Il chilometro zero vero, esatto. Che hanno le etichette dei vini dei nostri territori. Noi abbiamo un altro settore emergente straordinario che è quello legato ai vini. Anche lì presenteremo un'altra bella iniziativa con il Parco del Vesuvio, presenteremo la carta dei vini dei parchi nazionali della Campania, lo presenteremo al Vinitaly a Verona, che hanno l'olio obbligatorio del territorio. Qui c'è l'autorità per eccellenza dell'olio e quindi quando parlo di olio Marsican certamente rappresenta un punto di riferimento preziosissimo per noi, però l'olio è veramente il capitano della dieta mediterranea. L'olio, vi ho visto un po' in alcuni studi che noi abbiamo fatto, un olio che viene, l'olio vero prodotto nei nostri territori, quello extravergine vero, è tra gli oli più ricchi di antiossidanti che ci sono, più ricchi di polifenol, di vitamina E. E quante volte parliamo del rapporto salute-alimentazione? Quante volte diciamo che l'olio incide favorevolmente su determinate patologie, anche in termini di prevenzione della nostra salute? Beh, noi abbiamo la fortuna di vivere nella comunità emblematica dove si produce un olio con altissime percentuali di polifenol, di vitamina E, di antiossidanti, e quindi particolarmente salutare. Ecco perché ci deve essere obbligatoriamente nei nostri ristoratori. Io quando vado nei ristoratori e vedo altri oli, e tra l'altro anche più che mediocri, beh, è un motivo di grande indignazione. Ecco, noi riconosceremo come parco le nostre primule a quei ristoratori che utilizzano i prodotti a marchio parco, che hanno le etichette dei vini del territorio, che hanno obbligatoriamente l'olio del territorio, che fanno piatti della tradizione del territorio del parco. Questa è la rete del gusto della dieta mediterranea. Ecco perché lì c'è una grande scommessa, una grande sfida che metteremo in campo da qui a qualche ora. E cercherete di vincerla. Cercheremo di vincerla, questo è sicuro. Già non siamo abituati a vincerle queste sfide. Notarangelo, tu sei ambasciatore del gusto delle terre del Bussento. Stamattina abbiamo avuto modo di far assaporare qualche eccellenza che è stata preparata agli ospiti qui a casa al Palafiori e a casa Sanremo Vitalitis, ma raccontaci un po' questa terra. È una terra aspra, una terra dura, che ci forgia e questo forgiare ci porta a cacciare il meglio di noi. Dicevo prima che qua a Sanremo gli artisti si esprimono con l'arte canora, noi ci dobbiamo esprimere nel Cilento con l'arte della produzione delle materie prime e quindi degli alimenti, per darla a un pubblico più vasto possibile. Le condizioni che il parco sta creando con mille difficoltà sono le condizioni necessarie affinché questo territorio poi riviva dal basso e risorga. Poi occorre che ci siano interpreti importanti che colgano queste opportunità e li declinano nel modo migliore. Questo è un secondo passaggio che sta a noi cogliere, non più alle istituzioni, ma sta a noi che viviamo e che produciamo in questo territorio, coglierlo e valorizzarlo. Valorizzarlo fino a portare qui a Sanremo un piatto della tradizione, un piatto davvero cilentano, perché abbiamo, raccontiamolo questo perché piatto. Abbiamo sposato il mare alla terra, la terra con il suo grano, quindi con lo scialatiello, una pasta tipica fatta a mano da un piccolo pastificio artigianale a Caselle in Pittari, dove ha selezionato i buoni grani del territorio, insieme all'alice di Menaica, un'alice che sostanzialmente viene pescata con questa rete antica, che è una rete selettiva dove pesca le alici più grandi lasciando vivere quelle che ancora devono crescere, e vengono conservate esclusivamente sotto sale. Questi due poi piatti, questi due elementi del territorio vengono poi sposati attraverso l'olio extravergine di oliva, che a me è caro, in un connubio di sapori esaltati dal sapere tradizionale, rendono questo piatto oggi attuale tanto da poterlo presentare qui a Sanremo e da farne godere sicuramente gli ospiti di Casa Sanremo. Ma a me piacerebbe ancora di più che queste persone venissero a godere di questi piatti nel Cilento, attraverso il Cilento. Io ringrazio i miei ospiti per aver accettato il nostro invito e spero di rivedervi quanto prima nelle terre del Bussento e poi di nuovo qui a Casa Sanremo Vitalitis per la prossima edizione. Grazie ancora.